Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK. Nel video di oggi parliamo di Formula 1 e molto più specificatamente parleremo di come è costruita una macchina da Formula 1. È un video che volevo fare da un po' di tempo e ho deciso insomma di andare avanti, di prendere tutte le informazioni e di fare questo video. Ovviamente prima di iniziare le solite raccomandazioni, inizierò a postare un video in più a settimana, appena passiamo i 4.000 iscritti. Ragazzi, nella descrizione di questo video ci sono differenti link, uno dei quali è il link di Amazon che aiuta questo canale. Quando comprate qualcosa basta che entriate su Amazon tramite il mio link e poi dopo fate il vostro login normalmente e la pagina tornerà in italiano. Inoltre ci sono i link di tutti gli altri canali che ho, quello del videogame dove guido il simulatore nelle gare del TST F1 Racing e quello delle case in California dove vi facciamo vedere io e Luca, il mio partner fiorentino, che chiaramente vive qui con me in Orange County, vicino a Newport Beach, e praticamente vi facciamo vedere un po' tutte le case da milioni di dollari qui in California. Ok? Quindi se vi interessa vi prego di iscrivervi anche in quel canale. Allora, iniziamo, parliamo di macchina di Formula 1. Normalmente noi guardiamo le gare di Formula 1, ci sono moltissimi appassionati, io sono uno di quelli, ma a livello proprio di costruzione di una macchina di Formula 1 ci sono talmente tante sfaccettature, talmente tante particolarità che, insomma, andarle a guardare un attimino fanno rendervi conto di quanto è complesso questo sport. Ovviamente parliamo di macchine che sono potentissime, che sono costruite per un solo goal, quello di andare più veloce possibile. E quando parlo di andare più veloce possibile, non parlo di andare più veloce possibile nel rettilineo, quelle sono le gare tipo dragster di accelerazione e di velocità. E quindi idealmente noi come concezioni abbiamo in mente che una macchina fatta a cuneo, quindi che taglia di più l'aria, sia la macchina più veloce possibile. In realtà queste macchine Formula 1 devono essere veloci nel circuito che ovviamente comprende delle curve, quindi la velocità della macchina è calcolata nel minor tempo possibile che questa macchina riesce a fare un giro del circuito. Ovviamente ogni circuito ha la sua caratteristica e avrà il suo setup, ma in generale le macchine Formula 1 sono costruite proprio per cercare di fare nel modo più veloce possibile sia i rettilinei e sia le curve e oltretutto tutte le differenti, i differenti tipi di curve che ci sono nel circuito. Una macchina di Formula 1, giusto per darvi due dati, pesa intorno ai 700 kg, 750 kg, queste sono un po' le norme della Formula 1 di adesso. Ovviamente parliamo di macchine di Formula 1 in generale, no? Ovviamente negli anni le varie nuove regolamentazioni cambiano qualche aspetto nelle macchine, ma come ingegneria, insomma, più o meno sono fatte nello stesso modo e quindi negli ultimi 20 anni. Quindi comunque quello che vi dirò sono un po' quello, è un po' quello che succede. Poi chiaramente la tecnologia va avanti, i materiali nuovi si trovano e quindi qualcosa può cambiare, ma in generale come idea quello che dirò è quello che hanno fatto fino agli ultimi 20-25 anni nelle macchine di Formula 1. E chiaramente tutte queste tecnologie venute fuori vengono poi usate anche nelle macchine normali, chiaramente nei limiti possibili. Allora, dicevo, la macchina di Formula 1 normalmente pesa intorno ai 700 kg, è larga in queste ultime macchine 2 metri e normalmente sono lunghe intorno ai 5 metri, 5 metri e mezzo, dipende dal tipo di macchina e dalla macchina, dalla marca di questa macchina. Perché? Perché c'è un sottile bilanciamento da trovare tra la lunghezza e la larghezza della macchina, che ovviamente che sarebbe il passo della macchina, che ovviamente a seconda di questo compromesso la macchina è più guidabile nel rettilineo o più guidabile nelle curve o nelle curve più veloci. Quindi questo diciamo punto di incontro tra lunghezza e larghezza della macchina è già un punto che va calcolato molto molto precisamente. E uno, a proposito di parlare di precisamente o
essere precisi, la macchina di Formula 1 è praticamente il risultato di calcoli veramente super precisi. Ecco perché tutte le marche di Formula 1, prima di tutto, usano computer, proprio ingegnerie computerizzate per avere la precisione massima. Perché? Perché la verità è che una macchina di Formula 1 non va veloce perché è potente, va veloce perché è precisa in tutti i suoi aspetti. E quello che intendo è che la precisione, e quindi anche proprio tutti gli attrezzi, tutte le macchine che sono usate per costruire i componenti di una macchina di Formula 1, devono essere veramente super precisi, perché la precisione è la cosa che, quindi un taglio di un fibra di carbonio o di un metallo deve essere veramente precisa al centesimo di millimetro, e questo dà la possibilità alla macchina di Formula 1 di tirar fuori dalle sue caratteristiche il massimo del rendimento. Dico questo perché? Perché per esempio una macchina di Formula 1 ha un motore che a livello di cavalli ha circa 850 cavalli. Nelle macchine degli ultimi anni c'è anche un motore elettrico dentro la macchina che fornisce altri 130-150 cavalli in più, quindi la macchina totalmente intorno a 1000 cavalli. Però il peso della macchina di Formula 1, come vi ho detto prima, è intorno ai 700 kg, quindi stiamo parlando di più di un cavallo per chilo della macchina. Questo ovviamente già vi dà un'idea della velocità a cui potrebbe arrivare una macchina di Formula 1 su un rettilineo. Ovviamente la macchina più è leggera, più va veloce, però è meno maneggevole, quindi per rendere la macchina maneggevole, quindi fare le curve a una certa velocità, ci sarebbe bisogno di un certo peso, perché questo rapporto tra peso e potenza è veramente importante per far girare la macchina nelle curve. Ed ecco perché la macchina di Formula 1 ha questa forma, con queste ali, no, davanti, l'ala frontale, l'ala posteriore, ma tutta la macchina è disegnata in un modo aerodinamico. Aerodinamico significa non solo di tagliare l'aria nella parte dritta, ma anche di dare downforce, cioè forza verso il basso, in modo che il peso della macchina, quando la velocità è molto alta, aumenta di molto e quindi permette di frenare e girare in queste curve. Questo viene ottenuto appunto con queste ali, che non sono altro che le ali di un aeroplano, che però sono girate al contrario. Quindi nelle macchine di Formula 1 questa pressione dell'aria che fa alzare l'aeroplano è utilizzata al contrario, quindi le ali sono orientate al contrario, puntando verso il basso, e praticamente danno la pressione dell'aria spinge la macchina verso l'asfalto, e le gomme ovviamente hanno molto più grip, quindi nonostante vada molto più veloce la macchina di una macchina normale, riesce a rimanere attaccata al suolo e a fare le curve molto più velocemente. Una macchina normale, una delle vostre macchine di casa, alle velocità della macchina di Formula 1 non riuscirebbe a fare quelle curve, ma volerebbe via, che nonostante sia molto più pesante. Perché? Perché l'altezza della macchina è diversa, perché l'aerodinamica della macchina è diversa, quindi anche se si va a certe velocità la vostra macchina di casa non è spinta verso l'asfalto dalle ali, e quindi chiaramente a quelle certe velocità il peso della macchina di casa diventa quasi nullo. Faccio un esempio: un aeroplano di linea, un Boeing 747, decolla a circa 180-200 km orari, ha bisogno di 200 km orari, in modo che l'aria, la pressione dell'aria sia abbastanza forte per entrare sotto le ali e far decollare questo Boeing che pesa tonnellate. Quindi le ali sono misurate e create in un modo che la superficie delle ali sia abbastanza per sollevare questo aeroplano. Chiaramente i motori sostengono la velocità necessaria all'aeroplano per volare. Stessa cosa nella Formula 1, chiaramente tutto ribaltato, nel senso che la pressione dell'aria, invece di alzare la macchina, spinge la macchina verso il basso, e quindi chiaramente ad alta velocità il peso della macchina veramente raddoppia o triplica, e chiaramente permette alla macchina di fare le curve a una certa velocità, molto più veloce delle macchine di casa. Ovviamente questo crea
dei problemi di temperatura sulle gomme, ma ovviamente, come sapete, in Formula 1 la Pirelli è la marca che crea le gomme di Formula 1 e crea differenti livelli di gomme, la più morbida, media e più dura, e ovviamente a seconda della loro durezza c'è più consumo, ma tutte queste gomme sono fatte in un modo in cui usano la temperatura per dare il massimo grip sull'asfalto. Ecco perché i piloti parlano sempre di gomme e di temperature delle gomme, perché queste gomme funzionano nel massimo rendimento di grip quando sono dentro un certo range di temperatura, ok? Ovviamente le macchine di Formula 1 hanno tantissimi sensori, compreso quello della temperatura delle gomme, quindi i piloti sanno proprio sul volante, nel display, a che temperatura sono le loro gomme, come le ho io addirittura nel gioco di simulazione di Formula 1 quando corro col simulatore qui dietro. Una macchina di Formula 1 ovviamente è molto costosa, adesso vi spiegherò anche perché, intorno ai 15 milioni di euro più o meno il costo di una macchina di Formula 1, ma il team di Formula 1 è molto più costoso, una stagione di Formula 1 costa intorno a 200 milioni di dollari per quanto riguarda proprio tutto il team di un anno, una stagione di un campionato di Formula 1. Chiaramente parliamo di tantissimi soldi, ed ecco perché vedete tutte queste macchine di Formula 1 con tantissime foto o loghi, no, di pubblicità, perché chiaramente hanno bisogno di molto cash per mandare avanti un campionato di Formula 1. Ci sono tantissime spese che non sono solo la macchina e le parti delle macchine, ma anche il personale e che i meccanici che devono tenere in forma la macchina per ogni gara. Chiaramente c'è anche il pilota. Ora, nella macchina di Formula 1, come avete visto, ho deciso di fare questo video proprio perché l'incidente che è successo proprio nell'ultimo Gran Premio, oggi è dicembre, il primo dicembre, nell'ultimo Gran Premio, due giorni fa, il pilota Grosjean ha avuto un incidente abbastanza grave e fortunatamente è uscito vivo e quasi senza, con pochissimi, insomma, infortuni. E questo è grazie alle nuove regole sulla sicurezza che, devo dire, hanno funzionato al 100%. Ultimamente si parlava dell'alo, che è quella, diciamo, quella corona che gira intorno alla testa del pilota, ma come avete visto l'incidente, se non l'avete visto lo potete vedere in televisione anche su YouTube, è stato molto grave. La macchina ha sbattuto contro una barriera del circuito del Bahrain e si è spezzata praticamente in due. E nonostante questo il pilota è indenne e ha preso fuoco, perché l'incidente è successo nel primo giro del Gran Premio, quindi con il serbatoio di benzina pieno al 100%, e nonostante sia andato contro queste barriere, abbia sfondato le barriere e abbia preso fuoco proprio come una bomba incendiaria, il pilota è riuscito a uscire dalla macchina quasi indenne, insomma. Perché? Perché l'alo ha fatto il suo lavoro, perché l'estintore della macchina e tutti le persone lì apposta per aiutare i piloti quando succedono questi incidenti erano lì pronte ed hanno fatto il loro dovere. E inoltre perché la macchina e tutte le macchine di Formula 1 sono costruite con determinate misure di sicurezza, e questo vuol dire che il pilota dentro la macchina è protetto da una cabina chiamata salvavita, che è praticamente diventata adesso, ai giorni di oggi, negli ultimi anni, proprio la scocca della macchina. Cioè, le macchine di Formula 1 non hanno il telaio come le macchine normali, i tubi di metallo e poi sopra c'è la carrozzeria, ok? Le macchine di Formula 1 sono costruite totalmente in carbonio, dove vedete il pilota seduto, tutto lo chassis intorno a lui, non ci sono tubi all'interno della macchina, ma è tutta una cabina costruita in fibra di carbonio, chiaramente con determinati valori, che è fortissima, che assorbe l'urto e che nel caso si rompe in determinati modi, in cui praticamente, come avete visto, la macchina si è spezzata a metà, ma il pilota non ha avuto quasi nessun infortunio grave. Chiaramente a quelle velocità bisogna essere anche fortunati, assolutamente, però tutti
delle nuove regole per la sicurezza hanno fatto sì che anche proprio la costruzione della macchina abbia salvato il pilota. Tenete presente che il pilota in queste macchine non è seduto come siamo seduti noi nelle macchine normali, ma è seduto praticamente quasi allungato. Adesso vi faccio vedere una foto registrata da pilota della Mercedes qualche anno fa, ed è la stessa posizione che ho ricreato nel mio simulatore qui dietro. In realtà nel mio simulatore dovrei alzare un po' il volante, perché loro, tra parentesi, sono allungati e guardano sopra il volante, dove vedete il volante che è rettangolare nella Formula 1, i loro occhi sono proprio un pelo sopra questa linea del volante e guardano davanti, quindi sono proprio inseriti nella macchina. Perché? Perché la macchina pesa 500 kg, un pilota peserà tra i 60, 70, 80 kg, e quindi chiaramente è un peso molto importante, no, che si aggiunge alla macchina. E quindi più bassi si è seduti e più si abbassa il baricentro della macchina, che permette alla macchina di girare molto più velocemente, ok? Ora, tornando al discorso della fibra di carbonio, queste macchine chiaramente vengono costruite in ogni parte. Proprio ogni parte di queste macchine è costruita per la macchina, non ci sono parti che vengono comprate nei comuni meccanici o parti di ricambio di macchine, sono tutte parti costruite specificatamente per quella macchina, per quella marca. Quindi ogni marca, Mercedes, Ferrari, Red Bull, costruiscono tutte le parti delle macchine, della macchina, dentro le loro officine, fanno la parte di ingegneria prima, fanno tutti i test a livello di materiale, di forza del materiale, e poi tutte queste parti vengono messe insieme per costruire la macchina. Una delle cose, insomma, fondamentali che abbiamo visto nell'ultimo incidente di cui parlavamo, di Croshan, è che la macchina è praticamente quasi esplosa, no? Perché c'era il pieno di benzina, e normalmente questo non succede mai, negli ultimi anni non è mai successo, perché gli ingegneri sono riusciti a trovare un metodo per costruire i serbatoi di benzina che si rompono veramente difficilmente. Ora, in questo caso, la macchina dell'ultimo incidente di Croshan, la macchina si è aperta in due, si è aperta proprio nel punto dove è il serbatoio di benzina, ed ecco perché il serbatoio si è rotto e ha preso fuoco. In generale, il pilota di Formula 1 è seduto proprio dove è seduto il pilota di Formula 1, attaccato alla sua schiena c'è il serbatoio di benzina. E non pensate al serbatoio di benzina come quello della nostra macchina, che è praticamente un serbatoio di metallo in cui tutta la benzina entra e poi viene portata al motore. Il serbatoio di benzina delle macchine di Formula 1 è fatto di un mix di gomma e di Kevlar. Kevlar, come sapete, è quella fibra tipo carbonio, tipo fibra di carbonio, però è di colore arancione, che si usa per fare giubbotti antiproiettili, perché è un tessuto che è molto resistente, quindi addirittura ferma le pallottole quando si spara, e chiaramente serviva questo per dare una certa resistenza al serbatoio di benzina. Il serbatoio di benzina, come ho detto, è fatto anche di gomma. La gomma è perché se un serbatoio fatto di un materiale che è morbido e che assorbe gli urti si rompe molto più difficilmente di un serbatoio di metallo. Se sbattete il serbatoio di metallo su un muro, lo buttate da quinto piano, o si spacca o si ammacca, mentre invece se buttate un serbatoio con la stessa quantità di litri dal quarto piano di plastica, di gomma, non di plastica dura ma di gomma, questa gomma quando sbatte per terra prende la forma, è elastico e quindi non si spacca, il liquido rimane all'interno. Chiaramente è una gomma fatta in un modo che non viene bruciata dalla benzina, soprattutto benzina particolare per le macchine Formula 1, molto più potente di quella normale. Però quando succedono gli incidenti di Formula 1, come è successo a Croshan, ci può essere la possibilità che qualche componente della macchina si rompa, o questo serbatoio colpisca o venga colpito qualche parte di metallo o di carbonio che sia tagliente. E allora, per dare resistenza a questa gomma del serbatoio, hanno applicato questo Kevlar. Quindi praticamente il serbatoio, adesso vi farò vedere anche qualche foto, è costruito da un mix di gomma e Kevlar, quindi è sia morbido e si aggiunge
giusta alle varie ed elastico e sia molto resistente ai tagli. Ed ecco perché i piloti, insomma, sono abbastanza tranquilli che il serbatoio è proprio attaccato alla loro schiena. Inoltre, ovviamente, come dicevo prima, ad alte velocità le gomme ad alte pressioni dell'aria che spingono la macchina sull'asfalto, ovviamente ci sono molte alte temperature, sia perché la pressione, il peso, sia perché la velocità in cui girano queste gomme chiaramente crea molto calore, quindi anche i cerchi delle gomme di queste macchine sono fatti in modo differente delle macchine normali. Normalmente sono fatti in base di magnesio con una lega particolare. E il magnesio in realtà è un metallo che prende fuoco facilmente, quindi in teoria non dovrebbe essere usato per alte temperature, ma il magnesio è uno di quegli materiali molto leggeri, molto forti, per cui che non si deformano col calore, ma si spaccano nel caso di troppo calore o nel caso di, diciamo, di urti troppo forti, quindi è amalgamato con questa miscela di altri metalli, ma il vero motivo per cui è così forte è perché è forgiato, come facevano una volta le spade, i vecchi soldati, no? Con il martello. Quello significa forgiare. Che succede? Che il colpo del martello praticamente comprime il metallo quando è bollente, rovente, e automaticamente allinea. Questa pressione allinea tutte le molecole del metallo, il metallo diventa molto più forte e quindi ecco perché questi cerchi delle macchine vengono forgiati, ovviamente non col martello, ma con delle determinate macchine che comprimono con una grossa pressione questo metallo quando è rovente, quando è rosso, no? E dopodiché gli danno la forma che vogliono e questa pressione è quello che rende questi cerchi delle macchine molto più resistenti. Parliamo di pressione perché? Perché anche la fibra di carbonio della tutta la carrozzeria della macchina e del corpo della macchina ha bisogno di pressione. Perché? Perché la fibra di carbonio non è altro che questo tessuto, no, nero che potete vedere costruito con una certa, con un certo intreccio. E questo tessuto, no, che potete comprare dovunque adesso, praticamente è molto comune. Io addirittura avevo iniziato a fare delle valigie di fibra di carbonio per gli strumenti a un certo periodo qui quando ero a Los Angeles, poi perché richiede troppo lavoro ed è molto, insomma, un lavoro molto complicato a livello proprio di creare la fibra di carbonio. Ho cambiato idea e feci altre cose, però quello che rende questa fibra di carbonio, questo tessuto, che poi potete trovare sia in pezzi di tessuto e sia in a filo, no? In delle matasse di fibra di carbonio, chiaramente viene mixato con questa resina e grazie alla pressione viene cucinato proprio come nella pentola a pressione cucinate la carne, la stessa cosa, si mette questa forma del materiale con i vari pezzi di carbonio, si passa questa resina e poi si fa asciugare, si fa cuocere tutta questa situazione in una pentola o un autoclave molto grande a una certa pressione, per cui questo materiale è molto più forte dell'acciaio ed è molto più leggero. Tanto è vero che addirittura negli ultimi periodi anche il semiasse delle ruote sono fatti in fibra di carbonio. Perché? Perché basta molto meno materiale. Lo stesso semiasse in acciaio e in fibra di carbonio ha a parità di forza a cui deve resistere per dare tutta questa potenza del motore, 1000 cavalli alle ruote, a parità di forza la fibra di carbonio è 2, 3, 4 volte più leggera dell'asse in metallo, in acciaio. Ecco perché si usa la fibra di carbonio in tutte le macchine di Formula 1 ed essendo molto molto forte, ovviamente come avete visto nell'ultimo incidente di Grosjean, la macchina rimane praticamente, veramente il pilota è protetto da tutti i punti di vista. C'è proprio una cabina dove il pilota è seduto che è praticamente il carbonio costruito in un certo modo con determinati valori. Ovviamente tutte i marchi di Formula 1 devono costruire la macchina più leggera possibile, ma più sicura possibile, quindi devono trovare questo punto di equilibrio tra la
la resistenza e la forza della macchina. Quindi ogni parte di questa macchina è costruita con l'unico e semplice obiettivo di far andare la macchina più veloce possibile. Un'altra particolarità di queste macchine, come parlavamo prima delle ali, è che le ali ovviamente danno più aerodinamica, danno più pressione sull'asfalto e quindi danno più grip alle gomme, però oltre a questo creano anche drag. Il drag non è altro che la resistenza della macchina ad attraversare l'aria, quindi questa stessa aria, pressione dell'aria che mette, fa schiacciare la macchina sull'asfalto e quindi la fa girare meglio, e anche la forza che è sul rettilineo, in realtà spingendo la macchina sull'asfalto rallenta la macchina, quindi i 1000 cavalli, chiaramente se la macchina di Formula 1 non avesse nessuna ala probabilmente riuscirebbe ad andare sui 500 km/h, in rettilineo lungo dei circuiti di Formula 1 si arriva intorno ai 340 km/h con le ali che hanno. Chiaramente ogni circuito ha il suo setup, ha più curve o meno curve, quindi queste ali sono più inclinate per quando si hanno curve più strette e molte più curve, e meno inclinate quando si ha bisogno di più velocità nell'allungo, nei rettilini dritti. Però in generale queste ali creano un drag, creano proprio drag e resistenza all'attraversamento dell'aria. Ed ecco perché, oltre a disegnare la macchina a livello di sicurezza, tutte le forme che vedete nella macchina, tutte le piccole, gli angoli, le alettine che vedete aggiunte poi sul corpo della macchina, sono praticamente alette e forme della carrozzeria che servono per diminuire questa resistenza all'aria. Cioè si vuole avere la massima forza verso il basso con la minima resistenza verso l'aria, e questo si ottiene tenendo più possibile l'aria pulita, l'aria che scivoli molto in un modo più fluido sul corpo della macchina, ok? Ovviamente, infatti, le nuove regole per il prossimo anno di Formula 1 hanno un po' complicato questa situazione, perché non sono più usabili alcune di queste alette che vedete nel fianco della macchina, perché sporcano l'aria, e quindi sporcando l'aria praticamente il pilota che è dietro a una macchina di Formula 1 deve attraversare l'aria che è stata attraversata dalla macchina precedente. Questa si chiama aria sporca. Che succede? Che tutte queste alette e alettine sono calcolate dagli ingegneri nelle gallerie a vento, dove il vento passa sulla macchina, e quindi loro regolano quest'aria, chiamiamola pulita, che nessun altro ha colpito prima di voi, per dare il massimo rendimento. La macchina che vi segue, siccome voi avete già mosso l'aria, perde tutte queste piccole ali e dimensioni della macchina, perché l'aria non è più diretta, come è pulita, non è più pulita, cioè diretta sulla vostra macchina, ma è stata già mossa, e quindi è differente l'aria che acquisite stando dietro un'altra macchina. Se state molto vicini acquisite molta più velocità, perché chiaramente riuscite, avete meno drag, la macchina davanti a voi apre l'aria, voi andate più veloci, ma per quanto riguarda le curve, la vostra aerodinamicità della macchina va completamente a perderla. Io lo vedo anche quando gareggio con il gioco di simulazione, che da questa simulazione stare dietro una macchina in rettilineo per sorpassarla si acquisisce velocità, perché gli si sta molto vicino e si può passare. Ma stare vicino a un'altra macchina, dietro a un'altra macchina, quando si avvicina alle curve, diventa molto difficile. Perché? Perché l'aria che sporca, che acquisite dalla macchina davanti, praticamente fa sì che tutta la vostra aerodinamica, tutto il vostro setup della macchina va a saltare, e quindi la reazione della macchina non è più quella che avete quando non c'è nessuno davanti a voi, per cui diventa molto più difficile guidare la macchina e stare vicino all'avversario. E nelle nuove regolamentazioni per il prossimo anno, questo è il punto in cui insomma tutti la FIA, che governa la Formula 1, ha deciso di togliere alcune piccole ali e di creare, di far costruire a tutti questi marchi una macchina che sia, che rilasci dietro di sé aria un po' più pulita, molto più pulita, per cui chi segue la macchina davanti non perde tutta questa prestazione della macchina, quindi in teoria
teoria, riuscendo ad essere molto più vicino, ci dovrebbero essere più sorpassi, che vuol dire più spettacolo e quindi più pubblico che porta soldi a queste gare. Ovviamente nelle macchine di Formula 1 il pilota è uno degli elementi molto più molto importanti, però in generale, no, tutte le aziende, tutti i marchi, se per esempio è una qualifica, la vostra macchina è 2 secondi più lenta della macchina davanti a voi, si dice che a circa un secondo e mezzo, 1,8 secondi, dipendono dalla vostra macchina, dall'aerodinamica della macchina. Perché? Perché trovare il compromesso tra la resistenza all'aria delle ali, il drag delle ali e la velocità della macchina, la potenza della macchina per accelerare, è molto difficile. E quindi chiaramente la differenza tra piloti, soprattutto parlando di piloti professionisti come la Formula 1, non è così alta, nel senso che se mettete piloti nella stessa macchina a fare 3 giri sullo stesso circuito, i tempi saranno molto molto vicini, con lo stesso setup, con la stessa macchina, con la stessa potenza di motore, con lo stesso circuito. I piloti, tra il migliore e il più scarso, che comunque è un pilota mostruoso, perché in Formula 1 probabilmente la differenza sarà 2-3 decimi tra tutti i piloti, non di più, decimi di secondo. Quindi capite bene che quando vedete queste nelle qualifiche di qualunque gran premio, che la Mercedes è in pole position e che, non lo so, la Haas o altri marchi, l'Alfa Romeo, altri marchi più piccoli che hanno meno soldi, meno budget, stanno a 2-3 secondi, è perché ovviamente la costruzione della macchina non è al livello della macchina che sta davanti, come la Mercedes. Perché? Perché ogni, come dicevo prima, ogni marca costruisce tutte le sue parti dentro le loro fabbriche. C'è qualcheduno ancora che compra il motore magari da grossi marchi come prima BMW o Renault, e chiaramente il motore è costruito in un certo modo e la macchina è anche, deve essere, l'ingegnere della macchina deve essere adeguata a questo motore, quindi non solo deve essere adeguata per accettare il motore nella posizione adatta e nelle misure adatte, ma anche costruita in modo da raffreddare il motore in un certo modo che renda al massimo senza rompersi. Parlando di motore, questa è una cosa molto interessante. Io stesso, come vi ho detto all'inizio del video, è la precisione che rende queste macchine molto veloci e molto potenti, e non la costruzione, la potenza o il peso di queste macchine, e in questo caso dei motori. Perché? Perché i motori di Formula 1 sono così potenti e girano così veloci perché sono molto precisi nella loro costruzione. Con questo intendo che il motore normale delle macchine, come sapete, sono più o meno 4 cilindri o anche di più, a seconda magari macchine sportive, no? 8 cilindri, 10 cilindri. Le macchine Formula 1 credo che adesso siano 8 cilindri e le cilindrate non sono molto alte, sono intorno ai 2.500-2.000 di cilindrata. Quindi comparate per esempio la mia Mercedes SLK, da cui viene il nome del canale, che è un 3.000 V6, in teoria io dovrei avere la stessa potenza o magari di più di un motore della macchina di Formula 1. Questo non avviene per un semplice motivo, che prima di tutto il motore della mia macchina, del mio Mercedes, riesce a girare massimo a un regime di, diciamo così, 5.000-6.000 giri, ok? Mentre la macchina di Formula 1 gira a 15-18.000 giri. Perché? Perché le macchine di Formula 1 sono costruite, i motori delle macchine di Formula 1 sono costruiti diversamente, sono costruiti a pressione, cioè, come sapete, il motore a benzina, insomma, c'è un cilindro e c'è un pistone grazie allo scoppio della benzina che fa su e giù, ok? Questi sono 4 cilindri che fanno questa operazione. Nelle macchine normali il pistone scorre in questo cilindro ed è costruito esattamente per essere dentro questo cilindro a una certa tolleranza, cioè questo pistone scorre nel cilindro abbastanza facilmente, tanto è vero che se riuscite a muovere le valvole potete girare il motore anche a mano. Mentre invece nella macchina di Formula 1 questo pistone è costruito, questa tolleranza tra il cilindro e il pistone è molto minore, quindi il pistone è messo a pressione nel cilindro, quindi per muoverlo ci vuole molta più potenza, uno scoppio della benzina molto più forte. E che succede? Che siccome il pistone è praticamente stretto dentro questo cilindro, quando si muove crea molta più forza e va molto più veloce, e
qualcosina in più forse, e questa lega del motore di metallo che è scaldata e si espande e viene inserito il pistone che è talmente preciso con il cilindro che, se, che a freddo non sarebbe possibile inserirlo, ed è anche questo il motivo per cui i motori di Formula 1 vengono accesi non a freddo, perché se li accendete a freddo questo pistone che è stretto nel cilindro rovinerebbe tutto il metallo fino a quando non si scalda. E chiaramente queste macchine devono fare un certo numero di chilometri per gara e per campionato senza rompersi, e chiaramente quando questo pistone è così stretto e striscia così forte intorno al metallo del cilindro, questa usura aumenta tantissimo. Ed ecco perché addirittura durante la notte nel weekend di gara il motore viene scaldato durante la notte, no? Inseriscono un olio già bollente dentro il motore, quindi tutta la notte si scalda e la mattina è pronto per essere acceso perché è già a una certa temperatura, perché se fosse freddo solo l'accensione distruggerebbe il motore. Ecco perché viene acceso dai meccanici, ed ecco perché per accendere la macchina di Formula 1 avete bisogno di tutte queste persone intorno a voi. Quindi questo motore riesce a dare 3-4 volte la potenza del motore che ho io nella mia macchina, anche essendo molto più piccolo come cilindrata, perché questa precisione del pistone dentro il cilindro, che è proprio a livello di millesimi di millimetro, è veramente quello che dà la potenza e la possibilità a questo motore di girare così velocemente. Ovviamente nelle macchine adesso degli ultimi anni c'è anche proprio un pacco batteria con un motore elettrico, infatti le macchine di Formula 1 sono ibride, e questo motore elettrico non è altro che un motore elettrico che nel momento in cui hanno bisogno fornisce più cavalli, normalmente in accelerazione sul dritto si usa più cavalli al motore, e quindi chiaramente da 850-900 cavalli che hanno queste macchine vengono portate accendendo questo motore elettrico per pochi secondi, perché consumano tantissima elettricità, li aumentano 150-130 cavalli sul momento. Infatti i piloti hanno un pulsante sul volante per attivare questa potenza in più, potenza che possono usare solo in pochi secondi, perché il pacco batteria che è dentro la macchina di Formula 1 è molto piccolo. Perché? Perché la macchina di Formula 1 deve essere leggera, e quindi le batterie invece pesano tantissimo, e quindi questa batteria dà questa potenza immediata a questo motore elettrico, e qualche secondo dopo viene spento e il motore è costruito, tutta la macchina è costruita in modo che ogni volta che questa elettricità non viene usata, il motore, e ogni volta che si frena il motore ricarica queste batterie con un alternatore, e poi dopo si è pronti, dopo un po', dopo qualche curva, a riutilizzare magari sul rettilineo questa batteria. Credo che nell'ultimo anno questa gestione della batteria sia fatta ai box, e quindi il pilota deve richiedere agli ingegneri di utilizzare questa batteria o più o meno a livello generale. Poi in realtà hanno un pulsante dove, se per esempio vogliono sorpassare qualcuno, nonostante siano in scia dietro questo pilota e abbiano il DRS, che è il pulsante che muove l'ala mobile dietro, che nel momento in cui si vuole andare più veloce sui rettilinei si apre, quindi dà meno drag alla macchina, la macchina accelera di almeno 20 km orari in più, hanno questo pulsante della batteria che dà ancora più cavalli, e quindi si può sorpassare un po' più facilmente. Tenete presente che il DRS è stato inserito, il DRS è il pulsante che muove l'ala mobile, è stata inserita proprio perché per creare l'opportunità ai piloti che sono dietro di voi per sorpassarvi più facilmente, ed è attivato da un pulsante sul volante, e la possibilità di attivarlo è data da un computer nel circuito, e ci sono dei punti in cui quando si passano questi punti questo computer attiva la possibilità di inserire il DRS fino a un punto determinato del circuito, e solo nei rettilinei. Perché? Perché se l'ala posteriore viene aperta, quindi non ha più la stessa angolazione durante le curve, perdete la macchina, mentre invece nel rettilineo andato dritti si può utilizzare questa apertura dell'ala, perché l'ala è costruita in un modo che riesce a tenere la macchina dritta, ok? Oltre che schiacciata su verso il basso, riesce anche a schiacciare la macchina dritta. Ecco perché l'ala posteriore ha queste forme molto larghe dietro, ok?
Comunque in generale sono dei gioielli di ingegneria tutte le macchine di Formula 1. Ho cercato di darvi un po' tutte le informazioni possibili, anche tenete presente che i piloti di Formula 1 sono oltretutto veramente persone che sono talmente abituate alla velocità, sono talmente allenate. Un pilota di Formula 1 si allena tutti i giorni dalle 6 alle 8 ore in palestra per il collo, se ci fate caso. Il pilota dove si vede di più è Ricciardo, Daniel Ricciardo, che come sapete ho incontrato qualche anno fa a Beverly Hills. Lì guardate il collo, tutti i piloti di Formula 1 hanno un collo qui molto più largo, molto più forte. Perché? Perché allenano il collo, perché la velocità della macchina e il rendimento della macchina fa sì che quando questi piloti girano hanno delle forze dei G di gravità molto forti, anche 5-6 G, quindi il peso della vostra testa più il casco aumenta di 5-6 volte, no? Come sapete la testa è la parte più pesante del vostro corpo e quindi quando si guida al massima velocità la vostra testa viene sballottata da questi G, da questa forza, destra e sinistra a seconda della curva o davanti e dietro, soprattutto davanti quando si frena, perché chiaramente la macchina di Formula 1, una delle cose più, diciamo tutti quelli che hanno guidato la macchina di Formula 1, una delle cose che li ha più scioccati è stata la frenata. Perché? Perché per andare più veloce in un giro bisogna accorciare il tempo di frenata, andare alla massima velocità, decelerare nello spazio più piccolo possibile e fare le curve nel modo più veloce possibile, ok? Ora queste macchine ovviamente grazie al grip delle gomme, grazie alla pressione dell'aria, all'aerodinamica e grazie ai freni che hanno, che ovviamente non sono i freni delle nostre macchine a casa, sono freni fatti con dei dischi in carbonio, addirittura sembrano adesso più di freni a tamburo, no? Sono costruiti in modo particolare, ma che succede? Che quando devono frenare la macchina da 340 km orari a 80 per fare un tornante, a 80 km orari per fare un tornante, la prima curva molto stretta, ovviamente creano tantissimo calore e questi dischi per i freni sono costruiti in una lega tra carbonio e altri metalli, per cui anche loro funzionano a un certo range di temperatura, al massimo rendimento, e quindi questo è uno dei motivi per cui intanto sentite parlare anche piloti che la temperatura dei freni era troppo bassa, non riuscivano a tenerlo, è troppo alta, perché i freni sono costruiti in modo da rendere al massimo in un range di temperature. Comunque parliamo di temperature dagli 800 ai 1500 gradi, perché infatti vedete i dischi dei freni sulle macchine, dalle varie foto su internet, vedete i freni incandescenti, perché la pinza del freno deve spingere con una forza enorme e chiaramente spingendo porta questi dischi a una certa temperatura e si ha l'effetto frenante, ok? Ovviamente quando poi siete in rettilineo questi freni si raffreddano e quindi chiaramente i piloti devono riuscire a tenere nelle svariate curve i freni a una certa temperatura, non troppo alta se no si bruciano, non troppo bassa se no non frena. Inoltre frenare con queste macchine, come vi dicevo, ci sono svariati video di youtuber che sono stati autorizzati a guidare soprattutto macchine della Renault, delle macchine di Formula 1 di qualche anno fa, cioè per esempio del 2012, con un motore leggermente depotenziato ma molto simile a quello reale della Formula 1, e tutti quelli che hanno guidato, alcuni dei quali ho contattato, no, per chiedere informazioni, sono tutti scioccati non solo dall'accelerazione e dal fatto che queste macchine non sono come le macchine nostre, cioè non è che siete dentro in macchina, partite e potete insomma fare la passeggiata, queste macchine non camminano a certe velocità, si spengono e vanno in stallo, perché il motore e tutta la macchina è costruita per andare al massimo della velocità, quindi quando entrate sul circuito dovete andare, altrimenti la macchina o stalla o le temperature delle macchine non vanno al regime in cui devono essere e la macchina si spegne da sola, non cammina. Proprio per il discorso che facevo prima di questa pressione dei cilindri, dell'olio, della pressione dell'olio, delle temperature dei freni, tutte queste situazioni fanno sì che se la macchina non è almeno a un certo numero di giri, a una certa velocità, la macchina non va, si ferma. Ok?
ci sono chiaramente dei software che controllano tutte queste temperature, pressioni della macchina e chiaramente se non sono a livello, alla giusta temperatura, ai giusti livelli, questa macchina si spegne, proprio si ferma, tant'è vero che proprio uno di questi ragazzi che ho contattato, fortunatissimo a guidare questa Renault di Formula 1, ha avuto questo problema che praticamente voleva... All'inizio ho cercato di non andare troppo veloci per non strafare, perché chiaramente il nostro corpo di umani normali, non di piloti, non è abituato a tutte queste accelerazioni e decelerazioni, a questi giri di forza, quindi ha cercato di fare i primi giri per abituarsi e siccome andava più piano la macchina si è bloccata, hanno dovuto proprio riportarla dentro con carri attrezzi, risettare tutti i valori del computer e riportarla a temperatura e poi è potuto ripartire. Ok, tenete presente che la macchina, quando voi entrate nella macchina, la macchina è già stata riscaldata, messa in pressione dai computer, quindi è già pronta, poi l'accendono e dovete andare. Ok, comunque in generale tutti questi ragazzi che hanno guidato sono scioccati dalla potenza frenante di questa macchina, cioè lo vedete anche dalle immagini sul canale YouTube, quando vanno e poi frenano la testa vedete sempre che fa su e giù ogni volta che frenano, perché non è come il pedale della macchina nostra che frenate, se frenate troppo la macchina inchioda, entra in ABS, o se frenate troppo poco la macchina continua ad andare, ma il range di frenata è quello sulle nostre macchine normali, non può variare tra un mio Mercedes, un Lamborghini, una Ferrari da strada, ma nel caso della Formula 1 i freni sono proprio, riescono a decelerare la macchina in un modo incredibile e inoltre per azionarli bisogna spingere sul pedale del freno fortissimo, tant'è vero che prima di salire sulla macchina Formula 1 vi fanno un corso e in questo corso vi fanno sedere nella macchina, vi fanno schiacciare il pedale del freno e vi dicono che spingi e vi dicono per le prime 6 volte che non avete creato nessuna pressione, quando poi riuscite a rendervi conto che dovete premere fortissimo, proprio col massimo della vostra forza, vi dicono che avete spinto il 30%. Perché? Perché questo, i freni della macchina Formula 1 non hanno il servofreno, quindi siete voi col piede, oltretutto col piede sinistro, perché le macchine Formula 1 hanno solo due pedali, acceleratore e freno, perché il cambio non necessita la frizione, no? Hanno la frizione solo per partire con una leva sul volante, dopodiché il cambio è immediato con le leve sul cambio. Quindi per frenare molti piloti professionali che vedete nel campionato di Formula 1 frenano addirittura utilizzando il peso del loro corpo, cioè nonostante siano attaccati al sedile c'è un pochino di gioco sempre ovviamente e usano questo gioco, quindi il loro peso del corpo, per tenendo la gamba tesa per frenare e spingere abbastanza il freno che richiede proprio pressione di centinaia, credo che sia intorno a 70-80 kg di pressione sul pedale a freno per iniziare ad avere frenata sulla macchina. Quindi capite che avere una frenata molto sensibile a queste pressioni, ponendo questa forza sul pedale freno, non è molto facile. Ecco perché i piloti di Formula 1, insomma, sono veramente degli atleti, no? Che si allenano tutti i giorni, ore e ore. Ecco perché anche rischiano la vita, chiaramente, perché a queste velocità, per quanto si calcoli e si costruisca nel modo più cauto possibile, ma chiaramente quello che può succedere a queste velocità è sempre inaspettato, anche se ovviamente negli anni, no, si usano tutti i dati degli anni, delle decine di anni precedenti, con tutte le reazioni delle macchine a incidenti che sono successi, ovviamente si è studiato i modi per essere più cauti possibile, costruire meglio queste macchine a livello di sicurezza per quanto riguarda il pilota che le guida, però chiaramente questi piloti, il motivo per cui guadagnano tantissimi soldi è innanzitutto perché rischiano la vita e soprattutto perché sono dei professionisti che devono essere allenati e al massimo delle loro possibilità fisiche proprio per guidare questa macchina, no? Sono un po' come i piloti dei jet militari che acquisiscono ancora più G quando guidano questi aerei, ma i piloti degli aerei hanno una tuta con dell'aria dentro a pressione che li aiuta a sopportare questi G maggiori. I piloti di Formula 1 no, la loro tuta è una tuta infiammabile, come avete visto proprio nell'ultimo incidente, Grosjean è riuscito a uscire quasi indenne, perlomeno dal fuoco, e questa tuta è costruita in un modo che resiste un tot
resistere un tot secondi in mezzo alle fiamme senza prendere fuoco, senza essere attraversata dalle fiamme. E inoltre il pilota deve riuscire, deve essere capace di uscire dalla macchina, cosa che non è facile perché siete allungati in credo 5 secondi, agganciare le cinture e uscire dalla macchina molto velocemente. Mi sembra che il test è 5 secondi e bisogna farlo proprio per salvarsi la vita. Perché? Perché quando queste macchine prendono fuoco, come avete visto nell'ultimo incidente, in pochi secondi, i primi 5, 10, 15 secondi sono i secondi importanti che possono salvarvi la vita, ok? Ok, penso che abbiamo detto un po' tutto. Ovviamente se avete domande o se avete consigli o ho detto qualcosa che non va, scrivetelo nei commenti. Mi raccomando, mettete il like per l'algoritmo di YouTube. E ci sentiamo al prossimo video, vi aspetto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.